Un saluto da Ivan Papanelli, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Oggi conosciamo il nuovo Samsung Galaxy A50. All'inizio di questo 2019 Samsung ha un po' ridisegnato la propria gamma di prodotto, quella che appartiene alla fascia medio-bassa del mercato. Di fatto c'è stata una fusione tra la vecchia serie A e la serie J. È rimasta la nomenclatura A, è cambiata invece la numerazione che identifica i prodotti. Di fatto sono state tenute buone le migliori caratteristiche delle due famiglie, con la serie J che aveva dei contenuti più economici per ciò che riguarda anche il livello costruttivo, e la serie A che invece aveva dei picchi migliori per ciò che riguarda i contenuti tecnologici. Ecco che questi nuovi modelli, oggi stiamo provando la 50, ma ci sono ovviamente anche tutte le altre versioni presentate, sembrano essere appunto un punto di incontro coerente anche con questo tipo di scelta, perché questo A50 vi permette di entrare dalla porta principale nel mondo Samsung e in tutto il suo ecosistema, ma con un prezzo di listino che è contenuto in 359 euro. Attenzione, il prezzo non è esattamente contenutissimo, ma naturalmente questo telefono si può già acquistare a prezzi nettamente inferiori. Vi sto parlando del prezzo di listino e, come vi dicevo, state comprando a tutti gli effetti un Samsung con tutte le sue reali potenzialità. La prima la scopriamo subito, perché si parte dal display, che è un Super AMOLED, un display veramente bello bello bello, con una buona resa di colore, si vede bene all'aperto. Direi che è senza dubbio uno degli elementi più riusciti di questo dispositivo. 6,4 pollici la diagonale, con risoluzione Full HD Plus 1080x2340 pixel. Nella parte superiore abbiamo anche questa piccola goccia che incorpora la fotocamera frontale. Nella parte inferiore i tasti dialogo con il sistema operativo, che è Android 9, su cui gira naturalmente la Samsung One UI, quindi l'interfaccia del produttore. Io ho lasciato in evidenza i pulsanti di dialogo con il sistema operativo, che possono anche essere sostituiti, poi magari lo guardiamo in sede di impostazioni, con delle gesture. Cosa importante, ma che poi diventa un pochino, direi, la croce e la delizia di questo telefono, è il fingerprint che è stato collocato sotto al display, che ha in questo momento un funzionamento che non è sempre così preciso. Adesso ha riconosciuto il dito al primo colpo, di solito durante le recensioni capita il contrario. La realtà è che è un pochino impreciso, bisogna capire esattamente la posizione, non è velocissimo. È bello avere il fingerprint sotto al display, però certamente non è una delle migliori realizzazioni che abbiamo incontrato fino a questo momento. Credo che sia passibile di alcuni miglioramenti, magari anche con degli aggiornamenti, però è importante notare che già in questa fascia di prezzo abbiamo il fingerprint sotto il display. Appena sopra i 7 mm lo spessore, 166 grammi, abbiamo qui il controllo del volume e il pulsante di accensione sulla destra. Nella parte inferiore abbiamo, cosa estremamente positiva, il jack per le cuffie a 3,5 mm, un connettore USB di tipo C e naturalmente anche l'altoparlante di sistema. Cosa molto interessante, abbiamo anche un triplo slot, quindi possiamo utilizzare questo Galaxy A50 con contemporaneamente due linee SIM attive e espandere anche la memoria. Tra altre cose ci sono ben 128 giga, quindi la disponibilità di spazio resta assolutamente importante, non c'è nulla nella parte superiore. Spostiamoci nella zona posteriore, dove anche qui credo che si possa fare una valutazione un pochino in chiaroscuro. Allora, il telefono è costruito completamente in plastica, una plastica però assolutamente di buonissima qualità, può dare la sensazione in qualche modo di essere vetro, ma è certamente una superficie plastica di qualità. Ciò che mi è piaciuto veramente tantissimo, guardate questi riflessi che vengono innescati dall'incidenza della luce, si vedono davvero bene in questo momento sotto la videocamera, che trovo veramente di una bellezza e di un'eleganza unica. Il rovescio della medaglia è che la superficie plastica purtroppo tende a trattenere le ditate in maniera davvero molto molto semplice. Tripla fotocamera, abbiamo una fotocamera principale da 25 megapixel con 26 mm di lente, una secondaria da 8 megapixel con 13 mm di lente, c'è poi un terzo elemento da 5 megapixel che però si prende il compito di massimizzare, di ottimizzare il rilevamento della profondità di campo. Adesso vediamo anche come funziona la fotocamera. Cosa veramente importante, la batteria, 4000 mAh, un amperaggio importante su uno smartphone che ha un processore piuttosto arzillo, anche se non potentissimo. Questo garantisce un livello di autonomia davvero davvero importante, direi che si va
parecchio oltre i normali standard a cui siamo abituati anche su alcuni top di gamma del produttore, c'è un'autonomia davvero davvero importante. Vi parlavo del reparto hardware, andiamo a vedere con CPU Z, abbiamo l'Exynos il 9610 a muovere il sistema, che in questo caso viene assistito da 4 GB di memoria RAM, e per ciò che riguarda l'archiviazione abbiamo 128 GB di spazio. Come vi dicevo, una delle peculiarità di questo smartphone è la possibilità di espandere la memoria senza rinunciare al sistema Dual SIM, quindi 128 GB più anche l'espansione di memoria, davvero molto molto bene. Entrando nelle impostazioni del telefono ci si ritrova a casa, perché è abituato a utilizzare i telefoni di casa Samsung, con un notevole livello di personalizzazione in tutti quanti i settori. Ad esempio qui abbiamo il display always on, possiamo naturalmente gestire tutte le varie informazioni da poter utilizzare. Qui c'è la voce invece che riguarda l'immagazzinamento, scusatemi questa parolaccia, dei dati che riguardano i dati biometrici e i nostri dati personali. Da qui ad esempio si può memorizzare il volto, cosa che vi consiglio di fare perché il sistema funziona piuttosto bene, quindi anche sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale. Qui ci sono le funzioni avanzate, la gestione di Bixby, quindi dell'assistente vocale. Ecco qua ci sono anche alcune gesture che si possono utilizzare, alcuni movimenti e gesti. I doppi account, cosa sempre molto interessante, la possibilità di utilizzare più account per una stessa, per uno stesso tipo di applicazione. Ecco qui, barra di navigazione. Prima vi parlavo della possibilità di utilizzare anche delle gesture al posto dei pulsanti. Tramite questo settaggio, barra di navigazione, potete scegliere eventualmente di rinunciare ai pulsanti e di richiamare quindi le impostazioni con delle gesture, ma anche invertire la sequenza dei tasti, che è sempre una gran comodità per esempio per i mancini che magari preferiscono avere il tasto back sulla destra. Di qui troviamo anche la gestione del benessere digitale, come vi dicevo, tutto ciò che riguarda anche l'ecosistema del mondo Samsung. Ci sono tutte le varie applicazioni per gestire i wearable, per gestire l'IoT, quindi un telefono completo anche da questo punto di vista, cui non manca veramente niente per essere un Samsung a tutti gli effetti, con tutta la dignità del primo produttore mondiale di telefonia. Andiamo a eseguire i nostri test, partiamo dalla parte telefonica. Ho lasciato in evidenza il 190 di Vodafone. Vodafone ti dà il benvenuto. Da oggi il servizio clienti è disponibile anche su WhatsApp. Allora, la parte telefonica credo che vada assolutamente promossa per ciò che riguarda la gestione del segnale, non ci sono problemi di tenuta né in trasmissione né in ricezione del segnale. Sono rimasto un pelo perplesso invece per ciò che riguarda la qualità, che appare un pochino metallica sia in capsula che in viva voce. Direi che come volume ci siamo, ma la qualità avrei gradito un po' più calda, ecco, giusto per capirci, niente di grave, ma io sono anche un po' impallinato sulla parte telefonica. Andiamo a vedere la navigazione internet. Apriamo questa notizia che riguarda Google in questo caso. Siamo in questo caso connessi alla rete del telefono, quindi sta un pochino dormendo la rete Vodafone in questo momento. Ok. Contenuti che vengono ricaricati con sufficiente velocità, non è un telefono stravelocissimo nell'eseguire le operazioni, ma direi che l'affidabilità viene confermata, e direi anche il fatto di beneficiare di un display così ampio è certamente un gran piacere. Ripeto, non c'è una super velocità nell'esecuzione delle operazioni, anche la navigazione internet richiede qualche micro istante, ma direi che davvero non manca nulla per un'esperienza d'uso estremamente piacevole. Vediamo se c'è qualcosa che riguarda anche le applicazioni particolari su cui ritornare. Qui vi dicevo ci sono tutte le app di Samsung, c'è anche la radio FM che è sempre interessante, SmartThink, gestione di wearable, quindi qui sono tutte le varie applicazioni anche che riguardano il mondo Samsung. C'è anche il Game Launcher per massimizzare le prestazioni durante le fasi del gioco. Andiamo a vedere in ultimo la fotocamera, o meglio le fotocamere. Prendiamo direttamente
il giocattolino colorato per la foto. Ecco, adesso abbiamo visto innanzitutto come si comporta la doppia fotocamera, che naturalmente riesce ad avere un doppio angolo di campo. Vedete, questa è la differenza di focale, una differenza anche abbastanza evidente. Beh, direi insomma che in questa circostanza nessuna problematica per ciò che riguarda la qualità dell'immagine. Ecco, qui invece abbiamo scattato con la fotocamera secondaria, naturalmente zoomando si deteriora in maniera precoce il dettaglio. Considerate che abbiamo a che fare con una fotocamera che è meno risoluta di quella principale, perché si va su 8 megapixel. Qua ci sono alcuni selfie che direi hanno una resa anche piuttosto buona. Foto in interno invece alla mia gattina. Vediamo di andare direttamente sulla galleria, così guardiamo prima un po' di foto e poi anche le caratteristiche della fotocamera. Allora, scusate, qui c'è qualche screenshot perché è stato preparato anche l'articolo per la rivista. Queste sono delle immagini invece scattate con poca luce, fotocamera principale, questa invece con la fotocamera grandangolare. Io direi che le valutazioni sono quelle che stavamo facendo prima. C'è un comportamento direi assolutamente buono per questo tipo di prodotto, per questa fascia di prezzo. Anche quando si scatta di sera, direi che le immagini si deteriorano solo zoomandole in maniera eccessiva, perché i dettagli sono direi ben visibili, c'è una buona interpretazione anche delle alte luci, delle basse luci. Mi sembra che il comportamento sia veramente veramente apprezzabile. Naturalmente, come vi dicevo prima, c'è una differenza di prestazione tra la fotocamera principale da 25 megapixel e la secondaria da 8, che certamente mantiene una notevole versatilità, ma che anche accetta anche qualche compromesso per ciò che riguarda la resa dell'immagine. Questa è col grandangolo, questa invece è con la modalità normale. Come potete vedere, si perde quasi tutta la montagnetta a livello di inquadratura. Molto interessante anche la possibilità, vedete, modifica effetto dello sfondo, di lavorare in post-produzione sull'effetto sfocato. È sempre molto, molto carina come funzione. C'è questo cursore che di fatto poi va a scontornare sempre più o sempre meno lo sfocato, il cosiddetto bokeh dietro a questo fiore. Direi che il livello intermedio che la macchina aveva acquisito durante lo scatto è certamente in questo caso il migliore, ma è sempre molto carina questa possibilità di lavorare in post produzione anche sulla messa a fuoco, per magari ogni tanto si possono salvare anche degli scatti che non erano esattamente perfetti. Andiamo a vedere ancora l'interfaccia della fotocamera. Allora, tramite questo pulsantino si può fare lo switch tra la fotocamera principale e quella grandangolare. Facendo i movimenti dal basso verso l'alto e viceversa si richiamano tutte le altre funzionalità, il video, appunto la messa a fuoco live di cui parlavamo poco fa, la modalità panoramica, le modalità manuali, insomma tutto ciò che riguarda la gestione della fotocamera. Da qui invece c'è una serie di altri pulsanti. Con il bulloncino entriamo nelle impostazioni della fotocamera, quindi per scegliere il livello di risoluzione anche sia della fotocamera che del video. Qui si può forzare il flash, da qui si può anche variare il formato dell'immagine. In questo momento eravamo sul 16 noni, ma si può utilizzare anche il formato quadrato, utilizzare il completo display o il buon vecchio 4 terzi. Si può attivare il reticolo di composizione, come vedete io lo lascio sempre attivo perché lo trovo estremamente comodo, ma anche ovviamente switchare sulla fotocamera frontale per i selfie. In definitiva, una fotocamera che credo vada anch'essa promossa un po' come tutto il telefono a livello di funzionamento. Naturalmente stiamo parlando di una fotocamera, di un telefono di fascia media, non gli si possono chiedere miracoli, ma fa delle foto veramente buone sia di giorno e anche di sera. Con un pizzico di attenzione, secondo me, riesce a gestire molto bene il rumore, le parti scure vengono ben gestite. È senza dubbio una buona fotocamera, con anche quella versatilità tipica di avere la fotocamera grandangolare, che è certamente molto molto comoda. Un telefono che credo sia apprezzabile un po' da tutti i punti di vista, perché ha un buon display. Mi è piaciuto molto la soluzione della doppia SIM con l'espansione di memoria. C'è tanta tanta autonomia, c'è un'interfaccia potente, sì,
al solito Samsung magari non sono i telefoni più reattivi a parità di condizioni, ma hanno un'interfaccia molto strutturata con tante cose da poter gestire. Se devo trovare un difetto a questo telefono, in questo momento lo trovo nel fingerprint sotto al display, che è certamente una funzione bella e comoda da avere, ma ha bisogno probabilmente di un piccolo aggiornamento per diventare sia più veloce che più affidabile nell'utilizzo quotidiano. 359 euro, vi ribadisco il prezzo del nuovo Samsung Galaxy A50 e mi fermo qui per questo video. Ci vediamo alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.